porta tutte. No, bisogna che lo facciate tutto uguale. Fanno. Fanno. Direttamente loro. Bello significativo. Una volta le ultime quattro note in crescendo. Assieme ragazzi. Siamo sotto il palcoscenico del Teatro Olimpico di Vicenza. Sotto, nel senso che abbiamo il palcoscenico sulla nostra testa e dalla regia con le nostre apparecchiature seguiamo quello che succede in sala. E vedete, il palco è ancora vuoto, ma il pubblico si sta già accomodando. Mancano pochi minuti all'inizio del concerto. I musicisti hanno provato tutto il giorno. Sono state prove veramente entusiasmanti e noi da qui, dalla regia, non abbiamo veramente resistito alla tentazione di rubare qualche ripresa per mostrarvela prima dell'inizio del concerto. Ecco, qui è il momento in cui arriva James Galloway, il famoso flautista, e l'orchestra lo saluta. In programma ci sono i due concerti per flauto di Mozart, quello in re maggiore e quello in sol maggiore. Si tratta di decidere con quale cominciare. Vediamo, Scimone e Galloway si consultano, poi anche l'orchestra viene interpellata. Beh, insomma, alla fine Galloway decide che forse il modo migliore è lanciare una monetina. Now, in the program we have a D major before. Allora, oh, dunque è deciso il concerto in re maggiore. Dovete sapere che il concerto in re maggiore in realtà è una trascrizione fatta da Mozart stesso di un suo concerto per oboe, concerto che però non era scritto in re maggiore, bensì in do maggiore. Fare bene rilevato il controsoggetto dei secondi violini oboe alla seconda battuta, pam pam pam, e le viole e il secondo oboe alla quarta battuta, si, sol, si, do, allora, emergere. Questa parte è stata divertentissima. Metà dell'orchestra aveva la parte del concerto per oboe ed è venuto fuori quello che avete sentito. È in do maggiore il concerto per oboe, ragazzi. Quelli che hanno do maggiore hanno il concerto per oboe. Questa è in do maggiore. Guardate che raffinatezza l'imboccatura del flauto di Galloway. Tutti gli strumentisti cercano uno strumento adeguato e Galloway, per esempio, possiede due preziosi flauti Cooper d'oro. Questo è un concerto nella forma di concerto classico settecentesco e si vede quanto sia delicato il rapporto tra il solista e l'orchestra, un rapporto fatto di contrapposizioni, di contrasti, ma dove tutto si scioglie in un respiro comune. Galloway sta articolando le dita sullo strumento ma senza suonare, e questo proprio per prendere il respiro dell'orchestra. E questo è il suo attacco.
Ecco, il gesto del maestro Scimone è l'elemento poi decisivo per raggiungere quell'equilibrio comune tra solista e orchestra. Adesso portiamoci alla fine del primo movimento. Tra poco c'è la cadenza. Il solista cioè resta solo, senza orchestra, e deve improvvisare un momento di prolungamento della tensione. È anche il luogo per fare sfoggio di virtuosismi e incantare il pubblico. E chissà perché Galway non lo fa qui in prova, lo lascia forse come sorpresa anche per gli strumentisti. Ecco, vediamo, salta proprio subito al trillo finale. Ecco, il concerto classico si divide in tre tempi contrastanti tra loro. Il primo, che è l'allegro, lo abbiamo appena sentito. Il secondo è un tempo lento, un adagio oppure, come in questo caso, un andante, mentre l'ultimo tempo, che ascolteremo più avanti, viene detto rondò. Pare che Mozart abbia scritto soltanto due concerti per flauto, perché è insoddisfatto dei flauti del suo tempo, che non sapevano cantare, cioè non permettevano quel legato che è indispensabile, soprattutto nel movimento lento del concerto. Effettivamente, come sappiamo, Mozart amava molto di più, ad esempio, il clarinetto, proprio per questo motivo. Certo, se avesse potuto sentire come canta qui Galway... Sentiamo l'attacco del rondò, che è il terzo tempo. Il tema di questo rondò verrà ripreso da Mozart nel Ratto dal Serraglio e sarà l'aria di Blonde. La quarta battuta, non siete ben insieme con lui, pam, pam, pam. Ecco, qui Galway ad esempio vuole un pianissimo e non esito a chiederlo. E adesso Galway, per trovare l'intesa con l'orchestra, suona l'intero passaggio rivolto verso gli strumentisti, cercando di suggerire con il gesto del corpo l'intenzione musicale. Così finisce il concerto in re maggiore, le prove sono state davvero intense. Adesso, prima che entri l'orchestra, abbiamo il tempo di mostrare ancora qualche immagine delle prove del concerto in sol. Primo tempo, allegro maestoso. Thank you.
Certo che vedere Galway e Scimone provare insieme è davvero uno spettacolo. Intanto però svolgono un lavoro molto meticoloso, stanno attenti ad ogni minimo dettaglio. State a sentire. Più rilassato ed elegante. Overdrive. Everything's a little bit late in how it comes, you know. Okay. Tell me how. Bang! Really good, precise play. Oh, maybe, maybe. Please. Well, you know, I don't feel comfortable playing because I have to accommodate the orchestra. This is ridiculous. Where? Good. Sure. Okay, hey, just play. Somewhere. Listen, anywhere. Anywhere. Beginning, tutti. Beginning, tutti. Piano. Ecco, rubiamo qualche minuto ancora per ascoltare solamente pochi passi del secondo movimento. Così James Galway in prova al Teatro Olimpico di Vicenza nei concerti di Mozart per flauto con i solisti veneti. Anzi, come li chiama lui, solisti veneti. Solisti di veneti, please. Dopo la cadenza. Ecco, ascoltiamo ancora due note dell'ultimo movimento adesso.
Come vedete, siamo tornati alle immagini dal vivo. I solisti veneti prendono posto sul palco, la sala è gremita e c'è già un'atmosfera di festa e di attesa. Ecco, sta per cominciare il concerto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
preso il maestro Scimone, l'ho portato giù nel nostro laboratorio, perché anche noi abbiamo, come i musicisti, come gli autori, come tutti gli artisti, un posto segreto, delle condizioni anche difficili, il lavoro che non si vede, che l'ascoltatore non sa. In questo luogo segreto noi ci troviamo e cerchiamo di fare il meglio possibile. Vi porto una sorpresa, vi porto qui il maestro Scimone in persona, che viene a vedere il nostro antro, la nostra postazione, che dà un tocco di modernità, anzi un altro tocco di tempo al percorso che abbiamo fatto fino adesso. Ci troviamo qui proprio sopra, c'è il meraviglioso palcoscenico del Teatro Olimpico, forse il più bello del mondo, e andiamo molto indietro di un po' di secoli, poi qualche secolo in meno la musica di Mozart e noi invece qui. Cosa succede a mettere assieme tutto questo, maestro Scimone? Beh, è un'emozione grandissima ogni volta, perché il presente acquista forza dal passato, il passato acquista luce dal presente, perché il passato da solo è oramai passato, il passato vive nel presente, in questo modo la musica, questo di bello, che i monumenti si rianimano, la musica dà luce a quello che sono queste strutture meravigliose che sono fatte per riceverla e diffonderla, e le rende vive oggi. Ma si sente una diversità, uno stacco in un teatro così chiaramente rinascimentale a sentire una musica invece e dirigere una musica così illuministica, così proiettata in un'altra zona di cultura? Ma no, perché è una cosa a cui nessuno pensa. Le cose funzionano in un senso, ma non nel senso contrario, con la cronologia. Cioè, quando Mozart scriveva, il Teatro Olimpico esisteva già e lui c'era, l'ha visitato. Quindi non funzionerebbe al contrario, no? Ma lui ha proprio scritto della musica per il Teatro Olimpico e ci ha vissuto dentro. Quindi, oltretutto, il Teatro Olimpico è una componente della personalità di Mozart. Quindi non c'è nessuno stacco, come una componente della nostra. Paola e Alice stavano studiando come guardando in questo momento la delizia di questo lavoro che ha fatto questa sera. E averla qui, stavamo trafficando con le macchine, è incredibile riuscire a portarla, e insomma qui sopra c'è la storia, questo teatro bellissimo, poi, che racconta da solo delle avventure meravigliose. Il nostro grande vantaggio di italiani, dico cabalisticamente di veneti, è di avere tutte queste strutture meravigliose che hanno ospitato la musica dei loro tempi, ma anche la musica dei secoli successivi, e ci ospitano oggi, ma oggi dandoci appunto questa ricchezza panoramica. Oltretutto noi viviamo in un paese in cui oggi purtroppo non si fabbrica niente di buono per la musica, eccetto rarissimi casi, e quindi per fortuna il passato ci ha regalato questi mondi meravigliosi in cui ci è dato di rivivere queste grandi emozioni artistiche e di renderne partecipi tutti quelli che con noi li visitano. E questo è il loro significato. La struttura antica, senza l'uomo che la renda viva ogni giorno, senza l'uomo che la visita, che la rivisita, che la ama, sarebbe morta. Invece così vive per noi ogni giorno. Ma senta, però ha dell'incredibile veramente la gioia che voi trasmettete, proprio si vede la vostra gioia di fare musica. Io mi chiedo, ma dipende anche dal repertorio che scegliete, dalle musiche che scegliete, mi dà l'idea che siano proprio contagiose, perché si respira proprio un clima durante il concerto che è bellissimo. Sarà, secondo me, eseguendo Mahler, non è possibile, deve essere proprio la vostra musica. Beh, che lei non ha sentito Mahler eseguito dai solisti veneti, ovviamente. Forse nessuno l'ha ancora sentito. Però, sono molto curiosa allora. Ovviamente io dico sempre che se non siamo noi i primi a divertirci e amare quel che facciamo, come possiamo pretendere che lo amino gli altri? Fare la musica è il più grande privilegio che esista al mondo, e noi che siamo titolari di questo privilegio, se non ce lo godiamo noi per primi, chi possiamo pretendere che se lo goda? Detto questo, non è soltanto vero, indubbiamente il repertorio 700 è un repertorio che è una grande comunicativa. Il repertorio 700 veneto ha conquistato due volte il mondo, proprio perché l'ascoltatore può rifarsi la sua immagine e somiglianza, perché, come diceva giustamente un contemporaneo, può essere modernizzato ogni volta dall'esecutore, che abbia una sua, che abbia una vita, che sappia renderlo vivo, veramente vivo, con la vita di oggi. Detto questo, però, in un certo senso si vive altrettanto intensamente anche una marcia funebre, mi spiego, anche un pezzo molto triste del secolo romantico, prestandogli la nostra vita e la nostra emozione interiore, diventa altrettanto ricco di emozione. Io non vedo perché questo deve essere riservato alla musica dei secoli d'oro della venetità.
No, devo dire che nel concerto lugubre di Giannella che io ho ascoltato da voi eravate pieni di vita, un po' meno sorridenti che in questa circostanza. Ma non, l'eseguire continuamente porta anche a una fatica. Il rischio della routine come viene vinto? Lo vincete? Ma non credo che esista il rischio della routine per il solista o per il gruppo di solisti. Che in un certo senso, detto con un termine molto banale, rischia proprio, cioè si espone al pubblico in prima persona ogni sera perché la routine non può esistere. Non esiste quando si comunica ogni sera direttamente e personalmente con un auditorium. Il rischio della routine può esistere o per il musicista poco ispirato, per quello che non ha cultura, o per il musicista che opera qualche volta, per il musicista che opera nella massa. Detto questo, ci sono molti musicisti che operano nella massa e anche loro non vivono il rischio della routine perché credono, hanno grande fede in quel che fanno. Ovviamente la massa sono tanti, non si può pretendere che tutti ardano ogni secondo di fuoco sacro. Però il fuoco sacro c'è sempre in chi ama la musica, la vive intensamente ed è in prima persona davanti al pubblico, cioè è costretto a vivere quel che fa, la sua adrenalina lo carica. E ogni ormone lo carica ben vivamente in modo che comunichi intensamente con l'ascoltatore, lo afferri per il bavero e gli dica: guarda che quello che facciamo è bellissimo, lo devi trovare bello anche tu. Infatti questo tra l'altro si vede tantissimo, si sente oltre che si vede, perché lei non solo ha questa comunicativa con l'orchestra, ma soprattutto con il pubblico, continuamente c'è il rapporto con il solista, c'è lo sguardo al pubblico. Come riesce ogni volta giocando a creare questa magia? Ma sa, adesso giustamente lei ha usato la parola magia, io sono convinto che dietro nella nostra, diciamo, missione, nella nostra professione, non lo chiamo un'attività professionale, ma in un certo senso una missione, opera dietro a questo amore, a questo buon umore che deriva dalla felicità di farla, opera un senso fortemente mistico di quel che facciamo. Noi viviamo quello che facciamo un po' come una profezia, come qualcosa che ci viene dall'alto, di cui noi stessi non siamo pienamente consapevoli, forse qualche volta non siamo pienamente responsabili, ma ogni volta che ci avviciniamo ai nostri simili per dargli in omaggio a questo grande bene che è la musica, in un certo senso viviamo un meraviglioso rito che è un rito gioioso, ma che è un rito di grande rispetto, di grande emozione. E la cosa importante sta in quel secondo, prima dell'inizio, in cui ci si concentra, in cui scende dall'alto su di noi la fiamma del rispetto e dell'amore per quel che facciamo. E in quel momento si crea questa comunicazione così salda che si crea prima della prima nota. La cosa bella è anzi che i successi si fanno prima di cominciare a suonare. Il vero successo del musicista, il vero successo che significa la vera comunicazione, non significa altro, si ha l'attimo prima che si comincia a suonare, poi dopo bisogna anche farlo. È meglio se continua. No, ma è una bellissima frase di Mozart quando ha scritto Idomeneo. Mozart non era esecutore, ovviamente in quel caso, ma agiva da compositore, era anche grande esecutore. Ma agiva da compositore quando ha detto a suo padre, ha scritto una famosa lettera dicendogli: caro papà, la mia opera è finita, non mi resta che da scriverla. Perché in un certo senso quando noi cominciamo il concerto è già fatto, non resta che suonarlo. Ma indubbiamente al momento dell'inizio si crea quella corrente fra il musicista e il pubblico su cui poi la serata vive. Io devo confessare che c'è stato un episodio nella vita del maestro Scimone Mia in cui ci siamo trovati dopo essere andati a prendere un caffè fuori dalla sala di concerto dove il maestro stava per dirigere e non ci volevano lasciare entrare. Dicevano: no maestro, perché qui stanno già suonando, il maestro Scimone ha già cominciato. Lui ha cercato di dire: ecco, non vorrei dire, questo nostro è l'intervallo, il concerto sta per cominciare, sento lo scalpiccio dei passi qua sopra, maestro, ci deve lasciare. Alla fine per risolvere la situazione ho dovuto togliere di tasca un'effigie su una carta filigranata e darla all'usciere, il quale ha guardato dentro e ha detto: ah, non hanno ancora cominciato, potete entrare. Grazie infinito della visita, arrivederci, buon resto del concerto. Arrivederci, grazie.